questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video a tema Zero Waste. Come avete visto, l'ultimo video che ho fatto è stato un video più leggero, che non c'entrava niente. Però spero che vi sia piaciuto. Oggi invece ritorniamo a rompere un pochino le palle sul Zero Waste, come usiamo, come sempre facciamo su questo canale, insomma. Quindi oggi torniamo a parlare di Zero Waste e oggi faremo un video che ho visto fare ad alcune delle mie youtuber preferite. Loro hanno fatto una collaborazione, però volevo fare anch'io questo tipo di video ancora tempo fa, quindi ho deciso di, dopo aver visto il loro video, mi sono ricordata, ecco un altro video che dovevo fare e che non ho ancora fatto. Ho già parlato, comunque anche in tutti i video con cui parlo del Zero Waste, comunque ho parlato sempre di quello che facevo prima, prima del Zero Waste, o comunque le cose che facevo anche io prima, i sbagli, chiamiamoli così. Però in questo video voglio parlarvi di un punto delle cose poco Zero Waste che io facevo una volta, che ce ne sarebbero tantissime, però mi sono scritta giù una lista di cose che ricordo meglio, che erano proprio abitudini veramente, veramente brutte. Tantissima gente che è passata al Zero Waste, che è passata al minimalismo, che è passata comunque a uno stile di vita molto più sostenibile, hanno sempre questo passato di spreconi pazzeschi. Tutte le youtuber che comunque seguo dicono sempre: ero uno spendacciona, compravo tanto fast fashion, non pensavo mai a ciò che facevo, eccetera eccetera. Insomma, nessuno che abbia un passato, insomma, si passa da un estremo all'altro, come si dice. E anch'io ero una di quelle, purtroppo. Ho fatto tanti sbagli nella mia vita e spero che madre natura mi perdoni, perché sì, ero una brutta persona. Quindi, iniziamo la lista con, appunto, le cose poco Zero Waste che io facevo una volta, insomma, prima di passare al Zero Waste, prima di darmi una svegliata alla vita. Primissima cosa è che compravo fast fashion, ovviamente, e compravo tantissime cose su AliExpress. Io ho fatto un video su AliExpress e su Wish, quindi tutti quei siti dove si comprano tantissime cose a poco prezzo, che ci mettono 70 anni prima che ti arrivi a casa tua, insomma, tutte quelle cose belle. Io compravo tantissime cose su AliExpress, l'ho anche detto in uno dei video, non mi ricordo quale video, ma ho detto che avevo tantissime cover, io avevo almeno una decina di cover per il mio telefono, e quando mi è toccato cambiare il telefono non ho comprato lo stesso modello, ho dovuto buttare via tutto, proprio così. Ovviamente le cover costavano una cosa, un euro. Quindi quando tu butti via una cosa che è costata un euro, c'è poca colpa, ma ovviamente non ci pensi neanche, com'è che si riciclerà questa cosa, dov'è che devo buttarla, dov'è che arriverà, ma ti servono veramente 10 cose, non frega niente. L'altra cosa è che compravo fast fashion, giustamente quasi tutti nella vita comprano fast fashion, perché insomma siamo cresciuti con tutti questi negozi, che è normale andare in questi negozi, non sappiamo la storia che c'è dietro, ci interessa solo il fatto che una camicetta costa 20 euro ed è tutto bellissimo, poi oltretutto quando facevano sconti c'erano tantissime cose che costavano pure 5 euro. Quindi diciamo che io compravo tantissime cose fast fashion, alle volte compravo anche cose che non mi servivano per niente, compravo cose che erano sempre in sconto magari, che non mi servivano, le compravo solo perché erano in sconto, in quel momento mi sembrava una scelta pazzesca, perché ho comprato una maglietta di 5 euro invece di pagarla 15, wow, bravissima, complimenti, scema. Quindi questo è forse uno degli errori che più mi danno fastidio nel mio passato, proprio perché non pensavo quello che compravo. Mia madre mi ha sempre detto: devi comprare cose poche ma buone, insomma, e io, io volevo sempre cose, mi piaceva una maglietta, la volevo per forza, e tutto ciò ha portato al fatto che mi sono trovata a un certo punto a fare un declutter immenso e ho buttato via un sacco di cose, ho donato via un sacco di cose, e in quel momento ci ho pensato, ho detto: ma tutte queste cose che ho comprato, che avrò messo siano due o tre volte, a cosa sono servite effettivamente? Insomma, brutte scelte, brutte scelte. Continuiamo! Prossima cosa è, appunto, quando mi stufavo, buttavo via tutto. Mi stufavo molto facilmente delle cose, soprattutto dei vestiti. È una cosa che non la concepisco in questo momento. In questo momento, quando penso alla me di 4-5 anni fa, non concepisco come fosse possibile che io buttassi via o comunque donassi con questa facilità tutte le cose che possedevo, soprattutto per quanto riguarda i vestiti. Perché a un certo punto dicevo: questa cosa non mi piace più, ma perché l'ho comprata? Buongiorno. Poi magari davo via questa, poi ritornavo al negozio e mi prendevo una cosa che magari era simile, o compravo un'altra maglietta della quale mi sarei stufata molto subito. Quindi questa è una cosa della quale mi vergogno tantissimo, onestamente, proprio perché facevo veramente scelte di merda, cioè, diciamocelo. Quindi sì, questa cosa è una cosa che mi, come si dice, hunt me down, cioè proprio mi tormenta quando ci penso alle scelte brutte che facevo prima. Ecco perché per me adesso è molto molto importante, quando compro una cosa,
che sia una cosa di qualità, che sia una cosa della quale non mi stufo, che sia una cosa che per me sia importante, ovviamente non dare neanche più tutti i miei soldi alle compagnie fast fashion. Compravo tantissime cose inutili delle quali non avevo assolutamente bisogno. Per esempio, io ho avuto il mio periodo supremo di fissa per le candele e fissa per le cose da cancelleria. Io ho finito l'università nel 2017, quindi io dopo il 2017 non ho più messo. Non ho più usato una penna, va bene, perché dopo sono passata al lavoro, quando comunque lavoro da ufficio, un lavoro in cui non mi serve prendere appunto robe simili, e non ho più usato una penna, eppure continuavo a comprare agendine, quadernini, cartelline, perché erano carine, e quindi, ma perché facevo queste cose? Perché effettivamente non mi servivano quelle cose, mi odio immensamente per aver sprecato i miei soldi in questa maniera, perché non ci pensavo, in quel momento era carino. Sulle candele già mi pento di meno, perché nel senso, è un sacco di tempo che non compro candele proprio perché sono riuscita a passare tra tutte le candele e le ho consumate. Quindi sono appunto riuscita a consumare tutte le, cioè non sono riuscita a consumare tutte le candele, ma nel senso ho consumato alcune candele che stavano là solo da decor. Nel senso che io compravo le candele non perché non avessi candele, compravo perché mi piaceva l'odore, mi piaceva l'estetica della candela. Quindi lo compravo, ma quando era il momento di accenderle, non volevo perché tipo, ma questa candela è troppo bella, se l'accendo la consuma. Questo è il senso di avere candele. Quindi a un certo punto, quando ho capito quanto fosse stupida questa mia fissa di comprare candele e non usarle, ho deciso di usare le candele che ho in casa prima di effettivamente comprare delle candele. Quello che io adesso cerco di fare è di comprare delle candele fatte di o soia o tipo in cocco, c'è tipo anche un blend di cocco che si può fare in modo che non sia cera d'api. Però sì, per adesso diciamo che mi sono calmata per fortuna con questa fissa delle candele. Mi sono calmata con la fissa delle candele ancora prima del zero waste, ma dopo il zero waste ho proprio capito che ero scema. E adesso con la quarantena ancora di più, nel senso che ho cercato di usare le candele che avevo in casa e ho realizzato, ho detto cazzo, ma io ho una candela per stanza. Cosa mi serve una candela per stanza? Sì, sono bellissime da vedere, ma a un certo punto andrebbero anche utilizzate, proprio perché secondo me anche le candele magari hanno una data di scadenza, se non mi sbaglio, che quindi insomma andrebbero usate. Quindi se comprate una cosa, per favore compratela con l'intento di usarla, non di tenerla là a prendere polvere. La prossima cosa è che spendevo tanti soldi in trucchi. Allora, io compravo tantissimi trucchi, nel senso tantissimi, oddio, compravo comunque trucchi, ma compravo tanti trucchi di cui non avevo bisogno. Ho fatto il video su quanti trucchi possiedo in questo momento, ve lo lascerò linkato se vi interessa, però in quel video dicevo appunto che avevo una fissa suprema per i rossetti, quindi avevo veramente tantissimi tantissimi rossetti. A un certo punto sono arrivata ad avere 15-20 rossetti, adesso sono rimasta con 4 rossetti? Mi sa che sono rimasta solo con 4 rossetti, quindi capite la differenza. E oltretutto, molto spesso compravo nuove palette che non mi servivano assolutamente. Magari avevo già 3 palette, ne volevo un'altra quando uscivano perché guardavo i video e dicevo: oh mio Dio, che bellina questa palette! Non c'ho questi colori. No, non mi servivano quelle palette. E quindi non è che compravo cose che costavano poco, comunque compravo cose che comunque avevano un loro costo. E non parlo di tipo fondotinta o correttore, che ci sono cose che usi tutti i giorni, che ogni tot devi cambiare. Parlo proprio di cose tipo rossetti, palette, anche illuminanti. Ma che cacchio mi servivano 3 illuminanti, seriamente? Quindi questa è una cosa di la quale mi pento tantissimo. E per fortuna sono ritornata un attimo alla realtà, perché i trucchi costano tanto, ma allo stesso tempo non mi servono tutti quei trucchi. Il fatto che comunque siamo molto influenzati da queste influencer che fanno tutte le loro collezioni con 50.000 prodotti di cui non avete assolutamente bisogno, purtroppo è brutto perché ci si fa influenzare. Io per prima ero molto influenzata da questa cosa che, oh mio Dio, che bello questo rossetto, che bello questo packaging, ma effettivamente non ci pensavo che avevo a casa altri 14 rossetti o avevo a casa altre 2-3 palette che quei colori ce li aveva già, quindi sì. Scelte di merda nella vita. La prima cosa era che non ero attento alla raccolta differenziata, lo so, lo so, lo so, ma ero veramente, non ero molto attenta a ciò, cioè non guardavo mai effettivamente l'etichetta se riciclava, non si riciclava, non ero mai attenta ai packaging che compravo, anche per quanto riguarda gli alimenti, non ci facevo veramente mai caso. Per me qualsiasi cosa di plastica, qualsiasi cosa di cartone era riciclaggio, quando effettivamente magari ci sono delle cose che non andrebbero là.
oppure anche tipo, che ne so, la ceramica o i bicchieri rotti, li mettevo tutto in riciclaggio, che non andavano, non andavano. Sì, mi vergogno tantissimo, vi giuro, mi vergogno tantissimo. Adesso sono tipo super fissata con la raccolta differenziata, tanto che controllo sempre che questa cosa va là, questa cosa va là. So che in Italia c'è un'app che vi aiuta a capire dove mettere, dove buttare le cose, qua in Canada purtroppo non è disponibile. Però sì, ero veramente pessima. Un'altra cosa era che compravo bottiglie tutti i giorni, bottiglie di acqua, al massimo usavo quella bottiglia altri 2-3 giorni e la riempivo, ma poi a un certo punto la buttavo perché appunto c'è il gusto della bottiglia di plastica, il retrusto che rimane. E compravo tutti i giorni la bottiglia, soprattutto quando ero alla triennale, almeno 2-3 volte a settimana mi compravo la bottiglia d'acqua all'università. Io passavo la mia vita all'università, avevo lezione dalle 9 alle 5 di sera, quindi capite che ero sempre là. E niente, non ci pensavo proprio a comprarmi una bottiglia riutilizzabile. Boh, e certi miei compagni avevano una bottiglia riutilizzabile. Non capisco perché in quel momento non ci pensassi che effettivamente una bottiglia riutilizzabile sarebbe stata più utile, visto che ero sempre a bere acqua in giro. E niente, sì. Mi spiace. Compravo tantissimi gioielli cheap, e con gioielli cheap intendo tutti quei brand fast fashion che hanno tipo un piccolo angolo di gioielli, tipo H&M, Zara, Bershka, tutti hanno quell'angolo di gioiellini, tipo agnellini, orecchini, che magari vendono quelle cose in set da 12 paia di orecchini, 5 anelli, 13 collane. Perché? Perché? E quindi ho accumulato per tanti anni tantissimi gioielli veramente idioti, che non mi servivano, che si rovinavano dopo 2 volte che li portavi, e mi sono trovata a buttare via quasi tutto perché appunto erano in condizioni pessime, cioè quei gioielli proprio non durano, cioè li metti 2 volte e basta, è finita. Quindi ho fatto veramente pulizia nei miei gioielli, adesso gli unici gioielli che ho sono tutti gioielli che sono bene o male o sono sostenibili, quindi che ho comprato da brand sostenibili, o sono gioielli che sono in oro o in argento che avevo già da tempo, quindi ho tenuto diciamo solo le cose di qualità che so che non si rovineranno solo perché mi sono lavata le mani una volta. Però sì, cioè, che spreco. La prossima cosa è che mi definivo un amante della natura, degli animali, quando rispettavo ben poco tutto ciò, tutta questa frase, perché appunto non ci facevo caso a tutto l'impatto che io avevo attorno, tutte le cose che facevo, tutte le cose che mangiavo, non pensavo a niente, non pensavo a tutto ciò. Sulla carne sapevo già le cose perché sapevo degli allevamenti intensivi, sapevo che non fossero la migliore cosa per l'ambiente. Però allo stesso tempo, per quanto io non mangiassi comunque tanta carne, era molto ipocrita da parte mia dire amo gli animali ma poi mi mangio prosciutto. Quindi sì, questa è una cosa che mi dà molto fastidio, e mi dà tuttora fastidio quando lo sento dire dagli altri, proprio perché lo facevo anch'io, e non ero coerente con la mia idea, nel senso che dicevo sì, che belli gli anellini. Io non ho mai mangiato l'agnello, oltretutto, perché proprio c'avevo il trauma di mia nonna che mi cucinava l'agnello per Pasqua dopo che ci ho giocato tutto l'inverno. Però a prescindere non pensavo quanto fosse ipocrita questa frase di dire sì, amo gli animali, amo la natura, yeah, che bello, nature lover, e poi magari compravo bottiglie di plastica tutti i giorni, proprio fast fashion, e non facevo attenzione a niente, manco alla raccolta differenziata, che è tipo la base dell'umanità. Quindi, sì, e vabbè, però alla fine non siamo perfetti, l'importante è che mi sono svegliata alla vita, e mi fa piacere di essermi svegliata alla vita, perché veramente certe scelte che facevo nella vita, certe cose che dicevo, no. E l'ultima cosa con la quale voglio parlare è il fatto che non avessi mai la borsa in tela. Minchia, è tipo la cosa più facile al mondo, la bottiglia riutilizzabile, la borsa in tela, e tipo sono le cose che veramente non ci vuole niente da cambiare, non ci vuole assolutamente niente per pensare ah, mi porto la borsa di tela con me. E a casa comunque mia madre aveva comunque tante borse riutilizzabili, lei ce l'aveva sempre la borsa riutilizzabile quando andava a fare la spesa, io ero scema, andavo sempre con mi comprerò un sacchetto di plastica e poi la metterò da utilizzare un'altra volta quando farò la spesa. E cosa succedeva la volta dopo? Che non utilizzavo quel sacchetto di plastica, andavo, facevo spesa di nuovo e di nuovo non avevo il sacchetto dietro, quindi compravo un altro sacchetto e così via. Onestamente,
questa è tipo una delle cose più facili che si possono fare in Zero Waste e non capisco cosa ci fosse difficile nel portarmi un cacchio di sacchetto riutilizzabile con me mentre facevo le cose. E mi odio tantissimo per questa cosa perché l'ho fatto per tantissimi anni me ne sbattevo. Ed è proprio brutto quando ci penso, quando penso alla me di anche 3 anni fa, è proprio brutto, non mi piace le cose che facevo, non mi piace il fatto di come mi vantassi dei miei nuovi acquisti da H&M e di quanto che belli gli sconti, niente, non ce l'avevo proprio, proprio brutti ricordi, cioè proprio bruttissimi ricordi. Però vabbè, la cosa importante è che appunto sono arrivata a una consapevolezza, meglio tardi che mai, come si dice, e che adesso appunto sto facendo scelte molto più intelligenti, anzi adesso sono molto severa con me stessa quando faccio degli sbagli del zero waste o comunque delle cose che so che ha un certo impatto o mi informo e magari dopo mi sento in colpa se faccio quella cosa, quindi cerco sempre di non sbagliare, cerco sempre di essere il più perfetta possibile, proprio perché sono, diciamo, ho tipo questo fantasma del mio passato che era pessima, cioè era proprio pessima, che quella volta lì non ci pensavo, quelle cose non mi passavano minimamente per l'anticamera del cervello nel capire che una cosa del genere può essere cambiata. Quindi sì, niente, questo è stato tutto ciò che avevo da dire e niente, questo è tutto ciò che avevo da dire in questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sentiate meno colpevoli per certe cose che magari anche voi avete fatto, perché appunto non è che uno inizia il zero waste ed era già perfetto anche prima. Secondo me tutti iniziamo da proprio da una consapevolezza che abbiamo verso le cose che stiamo facendo nel mondo. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!